Thank you.
Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con il nostro tradizionale, anche se non nel giorno tradizionale, appuntamento con la nostra serata iscritti e followers, ovvero l'appuntamento che normalmente è domenicale, ma a sto giro l'ho dovuto traslare di un giorno per cause di forza maggiore che adesso vi spiegherò e che per una volta sono per una buona causa, è una cosa buona, e quindi è l'occasione per stare un po' insieme. È la taverna, il bar virtuale della community e l'occasione per voi di fare tutti i commenti che volete, tutte le domande che volete e di stare un po', non so perché è morta la cam adesso di botto così. Datemi un secondo, ragazzi, sto cercando di capire che cazzo è successo, perché questa è morta adesso. Ogni tanto capitano ste cose, ragazzi, che ci posso fare? È così, però allora aspetta, questa funziona, questa no. Datemi un attimo. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Scusate, non so perché è morta di colpo. Stavo dicendo, appuntamento tradizionale, bar virtuale della community per stare un po' insieme e parlare di tutto quello che volete. Ed è l'occasione per me per fare qualche, diciamo, recap di quello che c'è stato durante la settimana e anche per darvi qualche anticipazione sulla prossima. E a sto giro faccio una cosa che non facevo da tanto tempo, perché dopo tanto tempo posso pensare un pochino in là al futuro. E ho da annunciarvi un po' di cose. Un po' di cose che ritorneranno, un po' di cose nuove, idee, eccetera, eccetera. Una in particolare a cui do una sorta di piccolo, diciamo, spoiler direttamente a voi che siete in live oggi. Ok, come faccio sempre nella serata iscritti e followers, la community più fidata sa qualcosa in anticipo, d'accordo? Siamo in live in questo momento su Twitch e sui social e do il benvenuto a tutti, ragazzi. Ciao Sanshiro, come sto? Bene, bene, il trend positivo sta continuando. Venerdì e sabato non ho dormito benissimo e mi stavo preoccupando, ma invece questa domenica ho dormito perfettamente, quindi bene così. Muore di pietra, ciao, ciao Alps, malnata rapporto. Perfetto, eccoci. Ciao Andrea, sentite la notizia che il team Supermassive ci sono dei licenziamenti purtroppo. Lo so, e questa è una cosa piuttosto comune, ragazzi. Purtroppo ci si può fare poco, è proprio periodo e continueremo a sentirne, temo. Ciao il Turk, Mario, Pith, Zanfaus, Arsun, grazie. Chi è quella bella ragazza sfocata? Sicuro non io, quindi non lo so. Allucinazioni, Pith alle allucinazioni, ragazzi. Ciao Zallone, Annip, ben trovati a tutti, ragazzi. Gesark, Universo, Kaijo, Robby, ben trovati. Malnati, tutti in fila e pronti per il saluto, la Frigna di Mammita. Perfetto. Salve, ragazzi. Il bello della diretta, eh? Già. Il conto alla rovescia per il lancio del razzo con Chris sopra. Sì, tipo, come si chiamava quel film in cui si cavalcava il razzo? E quello vecchio, non sto parlando di Armageddon. Ciao Chris, quando torna The Last of Us? Allora, non stasera, perché mi serve un po' di tempo per le cose che vi sto per dire. E però ritornerà da domani, faremo la serata horror insieme a Dagne, ammesso che ci sia e non capiti qualcosa. Marcotto, ciao, forse mi è scappato qualcuno, ragazzi. E però poi continueremo, insomma, con The Last of Us parte 2. Finalmente ho patinato God of War, soddisfazione immensa, finalmente ce l'abbiamo, inizia il primo Mafia. Oh, perfetto. Intanto, come avrete notato, una simpatica zanzara che arrivano... Ormai le zanzare non hanno più stagione da me, arrivano quando cazzo gliene pare. Benvenuto al caro Metal Toro Seduto per gli amici... Chris, grazie. Sento sempre come se mancasse qualcosa, se qualcuno mi chiama così almeno una volta in ogni live. Provato lo Stodice sotto tuo consiglio, se non ero, all'inizio è davvero tantissima roba, non mi ha preso molto perché è davvero invecchiato, comunque doveva essere tanta roba. Oddio, lo Stodice mio consiglio non credo, onestamente, sapete? Perché non credo, cioè, l'ho soltanto provato.
No, tipo fuori fuoco, forse sei Lord Chris, sì, sarà lei. Il dottor Stanamore, esatto. Viaggio sulla Luna, sì, è il dottor Stanamore, era lui. Usa la racchetta elettrica, sì, l'avevo messa via perché non sembrava necessaria, dato che cazzo è febbraio. Però a quanto pare, no, la devo tenere di nuovo a portata di mano. Sempre io che ti chiamo Metal Toro seduto, sì, però sei Lord Chris, no, è piuttosto diffusa come cosa. Buonasera, ma alla fine l'hai platinato Crash 4? Non l'ho neanche finito, figurati platinato. Sì, qualche gioco stile Phasmophobia non è tanto il mio genere, quindi non so bene che consigli dare, purtroppo. Quando inviti Raiden per un'intervista nel tuo canale, per il podcast dici, beh, è già da un po' che stiamo cercando di organizzarci, però purtroppo per un motivo o per l'altro, dovuto anche purtroppo alla mia salute, non ci riusciamo mai. Però adesso forse un po' di cose cambieranno e fa parte di quello che vi sto per dire, ok? Tu l'avevi detto a lui, sì, lo so, abbiamo contatti, eccetera, eccetera, eccetera. Ti aspetta? Non è così semplice, ragazzi. Oltretutto, i ragazzi sono molto impegnati, quindi ci hanno altro a che pensare che a me. Diciamo che l'unica cosa che posso sperare è in un ritaglio di tempo, come è giusto che sia. Sentito che aumenta il rischio dengue parlando di zanzare. Non credo che riguardi l'Europa, però, da quello che. Cioè, almeno credo, almeno spero. E insomma. Consigli Final Fantasy VII Rebirth? Beh, sicuramente no, perché non l'ho giocato, ho provato soltanto la demo. Non posso consigliare un qualcosa che non ho giocato, purtroppo. Però le recensioni sembrano molto molto positive. The Viper, ciao. Volevo chiedere se per te in futuro faranno un remake di Dino Crisis. È da anni che spero. Secondo me sì. Prima o poi arriverà. E appena Capcom finisce a fare i remake di vari Resident Evil, secondo me comincerà a fare i remake di qualcos'altro, tra cui Dino Crisis. Secondo me arriverà. Riguarda l'Italia? Addirittura. Ma non pensavo che fosse neanche endemica, quindi se c'è un rischio mi pare un po' ridotto, insomma, per la serie. Cioè, fino a prova contraria mi sembra una cosa su cui non corriamo chissà quale rischio. Pensi il Francesco di Mafia, che non lo conosco così bene, ho recuperato soltanto il primo nella versione remake e mi è piaciuto molto, ma non ho mai giocato gli altri. Non avevo già fatto vedere il remake di Dino Crisis? Assolutamente no. Assolutamente no. Purtroppo non c'è niente di ufficiale. Tales of Arise è carino, sono al terzo boss. Tales of Arise è molto carino da quello che so, però anche quello non l'ho giocato, l'ho solo provato. Sta diventando endemica e allora è un male. Spero davvero che così non sia. Però se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, credo ci sia il vaccino, quindi dovesse diventare un problema, voglio dire, abbiamo già l'arma. Però non me ne intendo, ragazzi, quindi non lo so. Ciao Musa, sono inchiodato con Voices of the Void, non riesco a staccarmi, ho pure donato 50 euro allo sviluppatore per aver fatto un gioco simile. Questo pre-alpa? Ah, su itch.io addirittura. Ok. D'accordo? Va bene. Lo tengo presente, me lo tengo in una tab, poi magari vedo se recuperarlo. Un vaccino, ci sono almeno 5 ceppi diversi, il vaccino non vale per tutti. Vabbè, se si dovesse creare l'interesse, credo che salterà fuori, considerata la community. Negli MMO trovo molte fin troppo semplici i mob. Esiste un MMO più hardcore? Probabilmente sì. È che gli altri, io ho giocato tanto a WoW, tanto a Final Fantasy XIV, gli altri li ho giochicchiati, quindi non so dire se c'è un gioco che ha veramente i mob più hardcore, però puoi trovare sicuramente un livello di difficoltà più alta, però nei contenuti di gruppo, no? In WoW, per esempio, sia i dungeon che i raid e in futuro con la nuova espansione questi delves, sono delle cose che si possono fare in gruppo. Anzi, ora che ci penso, i delves mi sa che si potranno fare pure in singolo. Anzi, e ora che ci penso, i dungeon pure adesso si possono fare in singolo con gli NPC. Però non so se ha tutte le difficoltà. Non ne ho idea. Ciao Luigi. Un altro anno di lockdown? Ne dubito, perché non è una malattia nuova. Che vuol dire hardcore sul farming? Direi Black Desert Online, altrimenti Elder Scrolls, che su tutte le piattaforme tranne Switch. Non lo so, ragazzi, su questo non saprei dire. Però al momento l'MMO che mi sento di consigliare è Final Fantasy XIV. Su tutti.
almeno per la mia esperienza. Poi è soggettivo, ad altri possono piacere altri tipi di MMO, eccetera, eccetera. Remake di Parasite Eve sarebbe crasto? Questo non lo so, perché mi ricordo di averlo provato all'epoca e niente di più. Non molto di più, ecco. Nei remake di Medieval 2, questo non lo so, ma mi pare che... Com'è andato il remake del primo Medieval? Non mi ricordo i dati, già ha venduto bene? Non mi ricordo assolutamente. Hai cambiato acconciatura? No? Cioè, nel senso, ogni tanto la cambio, ogni tanto tengo i capelli sciolti, ogni tanto piegati di là, ogni tanto raccolti e così. Speravo, uno dei miei giochi preferiti da bambino. Ci sta, però. Di remake e remaster ne fanno tanti, voglio dire. Credo che ci sia praticamente solo da aspettare in molti casi. Ciao Davide, come stai? Bene adesso, bene adesso. Arrivata l'open beta di Final Fantasy 14 su Xbox 16, la provo e mi ci infogno? Provala, se è gratuita la beta, prova. Rain, buonasera. Di recente acquistato Final Fantasy 16, che mi devo aspettare? Che sia solo un comparto tecnico di livello, ma un gioco fiacco come trama, diciamo. No, di trama in realtà il lato action, quindi il combat system, il comparto tecnico e la trama sono i tre punti forti del gioco. Il problema è che rispetto agli altri Final Fantasy è maledettamente vuoto del resto delle meccaniche. Cioè, praticamente non è un RPG, praticamente è un gioco action quasi puro. Quindi è un'esperienza completamente diversa agli altri Final Fantasy. A me è piaciuto, però non a tutti. I remake ne voglio due, solamente Dino Crisis e Jak and Daxter. Jak and Daxter non lo so, Dino Crisis secondo me quasi sì, e c'è la seria possibilità che arriverà anche sul Soul River. Legacy of Kain. Ah, ti seguo da un botto, ormai resti sempre uno dei migliori. Grazie mille, grazie mille, grazie di cuore. Problema i numerini, non serve fare combo, anzi ti rallenta. Dipende dalla combo, dipende da quello che usi. In realtà è una sottospecie di danza. Ha alcune meccaniche molto MMO-like, soprattutto sul positioning, sulle varie cose da utilizzare. E quindi io ti giuro che ci sono stati dei momenti in cui con il boss ho avuto la tentazione di piazzare le dita sul WASD. Cioè, avevo il pad per mano, ho avuto la tentazione di mettere le dita sul WASD e cominciare a premere 1, 2, 3, 4, 5, Q, E, diciamo, Mayusk qualcosa. Sì, alcune dinamiche sono veramente tanto MMO. Mi hanno dato tutti i miei titoli preferiti. Vabbè, prima o poi arriveranno, secondo me, ragazzi. Allora, secondo te uscirà una nuova Xbox Refresh? Fino a un po' di tempo fa vi avrei detto di no, perché i rumor, come abbiamo già detto molte volte, parlavano di una cancellazione dei piani dell'hardware di Microsoft da qui alla prossima generazione. Ma adesso stanno saltando fuori dei rumor piuttosto circostanziati sull'arrivo di questa Refresh, quindi immagino che quella sia fuori da quel rumor là. Oppure ci hanno ripensato di nuovo? Non lo so. Però allo stato attuale pare davvero che forse arriverà. Sappiamo che sarà all digital, Series X Refresh, sappiamo che sarà bianca e sappiamo che costerà un po' meno e dovrebbe arrivare intorno a giugno-luglio. Questi sono i rumor. Il resto ovviamente non si sa e anche questo va preso con le pinze. Soul River, quanti ricordi? Vero? No. Bene, a proposito di giochi, sia remake, ormai andati, manca tanto Marvel's Avengers. Quale Avengers? L'ultimo che hanno provato a tramutarlo in un live service non è andata proprio benissimo. Importante che ti possa piacere. Molto action, molto storia, molto action, molto graficato, estremamente epico in molte boss fight. Quello sì. Ciao Master! Una delle poche parti che mi è piaciuta di BG3 è stato il combattimento a turni. Consigli su giochi con quel combattimento? Ce ne sono parecchi. Potresti provare gli altri giochi di Larian, tipo Divinity Original Sin 2. Sì, live service, mi manca quel gameplay. Quello effettivamente è una delle cose che non è piaciuta. Quindi dubito che si rivedrà perlomeno in quella forma. Comunque non è che fosse qualcosa di particolarmente speciale, perciò una... cosa del genere, probabilmente fatta meglio, c'è la seria possibilità che la vedremo in un live service di Sony. È l'idea che mi sono fatto. Cioè, secondo te il nuovo pad Xbox simile PS5? Pare di sì. E dovrebbe arrivare verso... all'interno di questo 2024, dai rumor che si dicono, ma non è confermato ancora, ovviamente. Sì, dovrebbe essere bianca.
Che ti seguo sempre, volevo chiederti da quanto tempo comprerai un PC nuovo. Mi servirebbe già ora, il problema sono questi. Quindi, quando potrò? E questo il problema, perché ogni volta che metto da parte i soldi interviene sempre qualcosa nella vita che me li fa spendere per ora, o qualche altra cosa che tipo si rompe e devo rimetterci i quattrini, o questo o quell'altro. Economicamente sono un po' tirato, ragazzi, faccio molta fatica, cioè sono veramente al limite del quello che spendo poi esce, no? Nella quotidianità, nelle spese di tutti i giorni mie e del canale. E dei canali, quindi riesco a mettere da parte veramente poco. Sto facendo molti sacrifici già ora, ma purtroppo è così. Ragazzi, non, sì, le tasse e tante altre cose. Quanto costerebbe un PC che ti rifaresti? Guarda, dovessi rifarlo tutto quanto, la build verrebbe qualcosa tipo 2000 euro. Ma se devo sostituire soltanto scheda video e processore con quello che ho in mente di prendere adesso ragionevolmente, sono intorno ai 1000 comunque, il che è una cosa pesante. Ho tolto il goal perché comunque era fermo da tanto e non vale più la pena, era alto, non era il caso, li ho messi da parte ovviamente, adesso non li chiedo più alla community, li tengo da parte là, ci aggiungo i miei e arriverà la scheda video. Aspetto con ansia i giochi di Insomnia Games, Wolverine, Black Panther, Iron Man. Beh, ci vorrà ancora un po' probabilmente perché Spider-Man è piuttosto recente e dovrebbe avere dei DLC Spider-Man. Non ho tempo mai per finire Twitch 3, sì, Twitch 3, buongiorno, The Witcher 3. Porca miseria, ho iniziato almeno 5 anni per mia ignoranza. Lo so, è un gioco lungo. Ne so qualcosa perché anch'io lo devo recuperare. Spero di farlo quest'estate, poi non lo so. Sì, c'è anche Pillars of Eternity 1 e 2 per chi mi chiedeva un gioco alla Baldur's Gate. Ma è normale? No, nella cam bianco e nero non è normale dei simbolini del Wi-Fi, schedine SD, cioè, a volte compaiono, a volte no. Non so, questa cam si comporta in maniera strana. Che devo fare? Che scheda video vorresti prendere, Chris? Allora, recentemente mi sono purtroppo accorto che per come gestisco le cose io con OBS è molto comodo avere il doppio il doppio codec and bank. È una cosa un po' tecnica, ragazzi, sappiate che è una cosa che hanno le schede Nvidia dalla 4070 Ti in su. Quindi il mio target adesso è quello, e sono dolori, e non è neanche una scheda che mi piace particolarmente, anzi mi sta un po' sulle palle quella scheda, ma purtroppo temo che sia la mia opzione migliore per quello che serve a me. Ma ho delle richieste un po' specifiche io, ragazzi, quindi non prendete la mia preferenza come un consiglio, anzi per niente, alla maggior parte delle persone non consiglierei mai una 4070 Ti. Oppure aspetto le 5000, che è una cosa che potrebbe avvenire per causa di forza maggiore, che tipo non riesco a prendere niente prima dell'arrivo delle 5000, quindi... Sì, allora è tosta per GPU, sì, l'ho trovata a 770 il minimo, che comunque sono tanti soldi. E la CPU, invece, vorrei tanto farmi il 5800X3D. L'ho trovato anche a buoni prezzi. Sotto i 300 euro si inizia a trovare con una certa comodità. Diciamo che è un'altra delle opzioni. Questo e quell'altro, e poi il PC dovrebbe essere a livello di quello che mi serve veramente. Un Xbox e l'area nell'ottimizzazione dell'interfaccia su console mi sembra molto coincidente. Questo non lo so, questo non ne ho idea, purtroppo. Partecipato al corso di fumetto tenuto a giorno di vita della Disney. Ah, beh, dovrebbe essere figo, credo, è che non mi intendo della cosa. Star Wars Battlefront Classic Collection, c'è cioè il 14 o il Remastered? Dovrebbe essere. Non sono sicuro, l'hanno presentato all'ultimo Nintendo Direct, se non sbaglio. Hai provato Tomb Raider Remastered 1-3? No, ma non l'ho fatto apposta, perché tanto so che cosa aspettarmi e non ci tengo particolarmente, perché quei sistemi di controllo non ne ho nostalgia, mi dico la verità. Mio rumor sull'hardware di Microsoft che stanno mettendo su vari server farm per il cloud. Sai, gli investimenti per il cloud di Microsoft pare che si siano un tantinello ridimensionati, e per un tantinello intendo un bel po'. Pare, e l'ha detto lo stesso Phil Spencer, quindi immagino che sia una cosa piuttosto sostanziosa.
Però continueranno con xCloud, mica chiudono assolutamente. Sebastiano, buonasera. Questo è il problema dei PC game, spendo più soldi per i PC che per i giochi. Dipende. Attenzione, dipende. Dipende quanto giochi, quali esigenze hai e poi il PC, ed è una cosa che ripeto in continuazione, perché è una cosa sempre sottovalutata. Quando si parla di PC in ambito videoludico viene sempre in mente il PC gaming, no? Ma il PC, per sua natura, è fatto per fare molteplici cose. Quindi, in realtà, se lo state comprando solo ed esclusivamente per videogiocare, state automaticamente pagando di più perché state non utilizzando tutto un lato di possibilità che ha il PC. Quindi l'acquisto migliore è quello per una persona che vuole videogiocare a un ottimo livello e gioca a tanti giochi e ha anche un po' altre esigenze oltre al semplice videogiocare. $7.900 greco, me da quel poco che ho visto non ne so molto di quella scheda. Da quel poco che ho visto non dovrebbe essere male, ma comunque le schede AMD di alto livello poi iniziano a essere problematiche per le tecnologie che non hanno, secondo me, perché finché la scheda mi costa €500 che abbia ray tracing spinto non me ne frega un cazzo e vado di raster brutale. E allora le AMD sono un'ottima opzione. Però se comincio a spendere veramente tanto, poi il ray tracing lo voglio, le tecnologie di super sampling le voglio, e il DLSS è ancora il migliore. E quindi siamo al momento, perlomeno per il momento, in questa situazione, secondo me. Mazzacamera sul carrello, troppo figo. Grazie mille. Sai che forse non si potrà scaricare, ma solo giocare in streaming. Che cosa? Diablo 4? Esce su Game Pass? No, mi pare difficile che sia solo in streaming, HDMI 2.1 a volte raramente si toglie e si rimette a caso. Come mai? Può essere il cavo HDMI. Mi sono reso conto che in realtà lo standard di fabbricazione per i cavi HDMI è letteralmente alla cazzo di cane. Purtroppo. Nonno 97, benvenuto in chat per la prima volta. Ciao, che tutto bene? Sto pensando di prendere un PC, ma finora ho avuto sempre le console. Te cosa mi consigli? Il primo consiglio che ti posso dare per chi si avvicina per la prima volta al PC gaming è: appassionati. Entraci dentro con un approccio diverso rispetto a quello delle console, perché ti troverai di fronte a un mondo che ti dà tantissime opzioni, possibilità e potenzialità in più. Comincia ad appassionarti di questa cosa, comincia a seguire, senza spendere un euro per adesso, comincia a seguire la cosa. Vedi se ti piglia bene, vedi se ti piace proprio l'assemblare PC, informarti sulle varie cose e piano piano imparare l'ecosistema, perché ci saranno anche probabilmente dei problemi da risolvere. Quindi se uno approccia il PC come una console, è molto facile che si troverà molto male. Cosa ne pensi di Pentiment? L'ho soltanto provato, ma sembra davvero molto 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 carino. Tu cosa pensi di Diablo 4? Guarda, ho giocato la campagna e qualcosina di endgame e mi sono divertito, ma non avevo voglia di andare avanti. Tutto qui. Prendila per come te l'ho detta, esattamente così com'è. E giudica se vale la pena prendere il gioco o no. Ciao Nico! E se non hai frettissimo a sto giro la serie 5, per la serie 4 è ideale la 4070 Super, lo so. Al momento sembra la migliore, ho visto. Per esigenze comuni, ma giustamente per registrare no. È che io tendo a utilizzare il codec NVENC per OBS in praticamente ogni cosa, e siccome però utilizzo molteplici fonti e spesso faccio faccio le doppie live e le doppie registrazioni pure con il plugin Vertical, avere il doppio NVENC mi è molto comodo. E dato che mi sono reso conto, e non pensavo, che il doppio NVENC ce l'ha soltanto dalla 4070 Ti, non 70, Ti in su, automaticamente inizia a essere un po' più problematica per me. Ma ripeto, le mie esigenze sono un po' particolari, ragazzi, non è una cosa da utente comune. Magari dovrebbe costare €600, non è tantissimo. Allora aspetta, 7.900 gre. Davvero €600? Allora mi sa che mi sono confuso con un'altra cosa. Diablo 4 c'è scritto Game Availability Varies by Plan, per quello ho detto così. Mi pare un po' difficile che ci sia soltanto in cloud. No. Se hanno fatto questo annuncio qua, probabilmente sarà giocabile un po' ovunque. Anzi, mi aspetto che sia più facile che arrivi in locale e non in cloud.
Di solito è questo la cosa più probabile. Invece guardare i video di Prodigy, che sa di tech, sì, sì. Seguire qualche youtuber tech, diciamo, che ti comunica le cose in maniera semplice, adeguata, per partire dalle basi, eccetera. Se sai l'inglese, ce ne sono una fracca. In Italia c'è Prodigy, Saditech, c'è Blink, c'è Modern Tech, c'è Basement Tech, ce ne sono tanti. Lo giocherai Outlast Trials? Se mi danno la chiave lo provo. Notizia del Game Pass, cosa pensi del gioco quindi? Ne stavo parlando prima, io Diablo 4 l'ho preso al lancio, ho giocato la campagna mi è piaciuta molto in realtà, mi sono divertito. Ho giocato un pochino di endgame, ma poi mi sono stufato, non ho voluto continuare. Interpretalo tu se questo è un segnale brutto o no. Diablo 4 è fatto per farti la campagna e questo dovrebbe essere tipo un decimo del gioco. Non ho avuto voglia di andare avanti, non so bene cosa dire a riguardo. So che la community di Diablo non è contentissima. Dave Zombie, grazie mille del raid. Con 23 spettatori, salve ragazzi. Benvenuti, benvenuti. Considera che durante il lockdown Chris assembla il PC come scheda video RTX 590. Poi ha iniziato a darmi problemi, ora 3060, per quel che ci faccio al momento va benissimo. Ci sta assolutamente. Nala, ciao. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Chiamatevi Valentina, grazie mille del follow. Benvenuta. Di XTV, benvenuto in chat per la prima volta. Secondo te che fine ha fatto Beyond Good and Evil? Ah, il 2 intendi. Il 2 non si sa bene, ma lo sviluppo pare che stia andando avanti. Io ho una paura che faccia la fine di Skull and Bones, questo qua. Però ci sono dei rumor che parlano dell'arrivo della versione anniversary di Beyond Good and Evil 1. Quindi forse lo vedremo entro quest'anno. Veramente Kimx, salve, 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 benvenuti, benvenuti ragazzi. Bene, grazie mille dei likes. Bombo, grazie mille dei likes anche a voi. Ciao Chris, hai già parlato dell'anticipazione? No, no. Parliamo ancora in maniera easy per qualche minuto e dopodiché vi dico, c'è un paio di cose da dirvi che vi faranno piacere. Vi darò un'anticipazione su una cosa che sta per arrivare e ora ve la posso confermare. E non è stato facile, ragazzi. Ho dovuto fare un po' una corsa, ma... Bobby, ciao. Per un flop Skull and Bones sembra di sì. È ancora un po' presto per dirlo, secondo me. Però tutti i segnali dicono questo. Wow, Tanciro. Ha riscattato il prossimo, proviamolo. Bene, bene, bene. Quale... oscuro gioco giapponese mi farai provare se vai in linea con quello che hai suggerito fino adesso. Ti sta arrivando i costumi se lo ormai. Grazie, perfetto. Altre novità in merito al remake di Resident Evil? Pensi di aver confermato Code Veronica? No, non ce ne sono. Le anticipazioni che c'erano erano molto deboli, perciò non ci farei troppo affidamento. Detto questo, a livello del tutto personale, io credo che prima o poi arriverà anche quello. In compenso ci sono dei rumor piuttosto consistenti sul nuovo Resident Evil e dovrebbe uscire prima quello del prossimo remake, quindi in linea temporale dovrebbe arrivare prima quello lì e dovrebbe essere, da quello che si sa, il più grande Resident Evil mai fatto in assoluto da Capcom. Quindi dovrebbe essere un giocone piuttosto imponente. Skull & Bones doveva essere Sea of Thieves con grafica reale, invece super flop quadrupla. Ripeto ragazzi, credo che sia ancora un po' troppo presto per dirlo subito, ma ci sono tutti gli elementi. Allora, Bladed Fury costa 8 euro su Steam. Vediamo un po'. O semmai che ce l'ho in libreria. Fatemelo. Ok. No, fatemelo cercare ragazzi, è stato riscattato un proviamolo. Ok, bene, bam 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 bam. A posto, preso, me lo installo pure.
Arriverà fra qualche giorno, ragazzi, perché c'ho un po' di proviamolo arretrati che devo portare e da qui al 29 comunque credo che arriveranno. C'ho due proviamolo riscattati. Ok? Bene, ho avuto anche un attimo di sfarfallio buffo. Questo è il motivo per cui probabilmente dovrò cambiare la CPU. Secondo me non basta. È un ottimo processore quello che ho al 5600X, ma temo che non mi sia sufficiente. Già. Perché c'ho troppe cose aperte. Quando faccio le live, soprattutto di un certo tipo, c'ho troppe cose aperte. Tony Dapp, grazie mille della sub con Prime. Grazie, 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 grazie. Con te a breve si potrebbe utilizzare l'IA per creare videogiochi in modo semplice? No, è ancora troppo presto. Gli sviluppatori con cui ho parlato mi hanno detto di no, che al momento è molto lontana la cosa. La cosa mi sto super divertendo, ovviamente più uno stipendio, ho speso per tutti i DLC. The Sims 4 va avanti da veramente molto tempo, effettivamente. Quindi sì, immagino che chi ci sta dietro abbia molto di cui divertirsi, diciamo. Nel 2024 il titolo è una figata assurda, se no ti deve proprio piacere. Una volta non c'erano tutte queste recensioni, quindi è più facile scartare un prodotto a prescindere, siamo di più. Sì, vale sempre il provarlo, perché le recensioni non valgono per ogni gusto possibile. Ciao Vicky! Chiacchiere generali per adesso, ma tra qualche minuto vi do le anticipazioni. Come fanno a dire Skull & Bones quadrupla? È molto semplice, per quello che è costato. E il report di Inside Gaming diceva che Skull & Bones è costato più di 200 milioni di dollari. Già. E quello è il risultato, mi verrebbe da dire. Bene. PS5 Pro uscirà quest'anno? Pare di sì. I rumor dicono di sì. Intorno a settembre, anzi. Sentirti finalmente che l'unico credito che dice la verità sui giochi con assoluta imparzialità. Ma non è vero che sono l'unico. No, non è vero. Non è vero. Cioè, secondo me si sta molto sopravvalutando la parzialità. C'è troppa gente ci sono troppe persone con la mentalità complottistica che appena leggono una preferenza o un'opinione di un certo tipo o cosa del genere la scambiano per partigianeria, come se le persone avessero, soprattutto quelle di una certa età, in mente come prima cosa il prendere le parti di un'azienda come fossimo in seconda media o addirittura una... come quei poveri derelitti che sono convinti di combattere una battaglia culturale di qualche tipo e di combattere un bias terrificante, eccetera, proprio una cosa di un cringe apocalittico, no? I primi sono dei ragazzini di solito, o gente che si comporta come tale. Questi ultimi invece sono proprio 30-40enni convinti. Ne ho avuto la riprova abbastanza di frequente, specie ultimamente. Uno dei pochi, dai? No, non è vero. Non è vero. Ho conosciuto, ormai un po' di persone le ho conosciute nell'ambito. Non è vero. Non è vero. Casomai, ci sono delle persone che ritengo più valide di altre. Sì. Cominciate a valutare persona per persona. E se vi piace il modo di fare le recensioni di una persona, segnatevi la firma, segnatevi i contenuti, eccetera, e cominciate a seguirlo. No? Tra parentesi, se uno ha un canale tematico, non necessariamente è di parte, no? Io ho fatto una bellissima live con Runewalker. Runewalker ha un canale a tema Xbox. L'ho trovato un ragazzo molto equilibrato, molto tranquillo, con cui si può parlare di mille cose e mi ha detto con grande gioia, mia e sua, che sono un sacco di derelitti fanboy che gli hanno infestato il canale e lui li ha bannati tutti dal primo all'ultimo, il che mi ha fatto un piacere immenso. È bellissima questa cosa. Sono sincero, te Falconero, sei gli unici che ascolto davvero, anche Player Inside un po' me. Visto? Ce ne sono, a voglia. Informazioni di giochi, te Falco, per divertimento su Twitch, Cop TV. Oh, che mi ha commentato un TikTok l'altro giorno e mi ha fatto molto molto piacere. Spero tanto di poterci fare un podcast insieme. E Fantasma e le Nevi, questo di nome, ma lui non lo conosco, in effetti. Buonasera, ti seguo volentieri. Ciao Danilo, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Seguo te, Runewalker, vi stimo molto. Rune è un grande, sempre molto imparziale. Visto? Cioè, Runewalker ha un canale a tema Xbox, non è uno persino uno che ha un canale a tema Xbox può essere uno normale, non un derelitto di parte. Guarda un po'. Una volta c'erano le riviste ufficiali dove le esclusive prendevano voti senza senso. Sì, ok, ma quelle erano veramente, cioè, tanto riviste ufficiali. No, nel senso, quello è un caso veramente estremo.
basta ignorare quelli, e c'era tutto un universo mondo anche allora. Adesso poi, alè, i canali ufficiali sono pochissimi. Però ci sono i fanboy, sì. Fanboy peggio degli haters, comincio veramente a detestarli. Mi dispiace che Nero Wolf non faccia più video da anni, vero? Sì. Chi sono per te i top 5 youtuber che parlano di gaming in Italia? Questa cosa non ve la dirò mai, ragazzi, ma per una questione in particolare. Vi posso dare un mio parere su qualche creator quando ne parliamo, per qualche ragione, ma se mi metto a fare delle top o delle cose del genere, dei consigli, i consigli devono essere, per esempio, molto mirati, no? Ok? Per esempio, c'è... aspetta, fatemi venire un esempio. Se vi piace Genshin Impact, no? C'è il canale di Zergantis che ha un sacco di approfondimenti, no? E quindi allora vi consiglio un creator. Ma mi piace più sul tema o sul metodo? Fare ste top, secondo me, è di decisamente cattivo gusto. Ok? Perché poi uno dice, oh, allora se non l'hai messo nella top, allora c'è questo che ti sta sul cazzo. Conosco i miei polli. Le drama queen sono sempre dietro l'angolo, quindi... È un canale dove porto solo cose a tema Xbox. Non necessariamente significa essere un fanboy. Vuol dire che ti piace quell'ambito e ti piace parlare di quello che piace a te. Fine. Sto giocando a Metal Gear 1, consigli per giocarlo al meglio? Passato talmente tanto tempo che francamente i miei consigli valgono molto poco. Sì, le classifiche non sono mai belle, specie di creator, eccetera. A meno che non si facciano in maniera goliardica, si facciano con un tema in particolare, allora le cose possono essere diverse, ok? Se Cop TV ti chiedesse giocare con loro, lui Honor Ring Live, accetterei? Ma sì, ci divertiamo di brutto sicuramente. Canale come Nero Wolf, ma potessi consigliare? In realtà sì, però sono esteri. Ce ne sono tanti, no? Dovete anche capire una cosa, ragazzi, il... 80-90% di quello che seguo è in lingua inglese. Io praticamente ci sono dei giorni dove sento più l'inglese che l'italiano. Anzi, molto di frequente, direi. Che dopo il 3, quale devo prendere? Questa la puoi... Se vuoi una classifica in ordine di uscita, eccetera, basta che la guardi su Wikipedia. Adino di Cop TV ti segue sempre, soprattutto su TikTok. Lo so, mi ha scritto, me l'ha detto. E la cosa mi ha fatto molto 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 piacere. Pianto rossa di dito serve come cura in caso di ferite, come Resident Evil. Sì, questo, se non fosse di plastica, un bonsai cinese molto di basso costo e di plastica. Il prezzo molto pregianza piace anche a me. Lo ascolto volentieri, non significa che sia sempre d'accordo con lui, ma è uno di quelli che seguo oltretutto da tanto tempo. Gioco tutte e due le console, non ho una preferenza. A maggior ragione. Ti rifono una domanda, a questo punto avrò risposta. Quali youtuber di gaming ci consigli di seguire? È la stessa cosa. È la stessa cosa. È la stessa identica cosa. Vi posso dire quelli che... Io sono cresciuto con quelli che adesso sono old gen, praticamente, no? Sono Yotobi, QDSS, Sabaku e Fraus. Parliamo di videogiochi quando ancora non era solo lui, no? E figurati. E poi Player Inside, Dadobax, sono questa la generazione di youtuber che ho seguito io e da cui mi sono ispirato anche per il mio stesso canale, no? Da molti punti di vista, quindi sono quelle... Farenz sono arrivato un po' troppo dopo. Già, Farenz è un po' prima. C'è un domando? No, ancora non l'annuncio importante, stiamo chiacchierando del più e del meno. Ma l'hai giocato ultimamente a Banisher, o sbaglio? Sì. Assolutamente, ed è molto bello, non perfetto, c'ha anche delle criticità, recuperatevi la mia recensione sul canale YouTube se volete, ma ve lo consiglio. Dadobax calabrese come me, io sono nato a Venezia, per l'esattezza, Lido di Venezia, e però vivo qui da quando ho 5 anni, San Benedetto del Tronto. Pensate top, che solo superarlo sarebbe un onore. Conoscendo Raiden ne sarebbe perfino contento. Poi mi dà una testata in separata sede, però poi è contento. Ok, è stata fuori la mania dei gruppi di youtuber illuminati, qui me la godo, eccetera. Sì, lo so, però vabbè, nel senso, alcuni sono creati per un motivo, altri per un altro.
Gruppo preferito? Non ne ho uno in particolare, ascolto nel corso degli anni ho ascoltato un sacco di roba, ma se volete dei consigli di musica che ascolto recentemente, Tesseract e Sleep Token sono delle cose che ho nella playlist, diciamo, da tempo. DSS vedo qualche volta mi mancano lo video del cibo che ride. Sono d'accordo. E ho fatto un paio di podcast con Sinergo. Gli ho anche fatto un bel po' di cover, una trilogia di cover sulle canzoni con DSS. Anch'io seguo spesso gli old gen, soprattutto perché anch'io sono propriamente più giovane. Non perché gli altri non sono validi, ma per affezione. Stessa cosa io, ovviamente. Il gioco aspetti di più quest'anno, tranne il Blade LOL. Ma ti devo dire quello perché secondo me è quello più intrigante, nel senso, sono proprio curioso di vedere cosa hanno fatto. Sì, per Nintendo c'è Poro Michele, che è molto bravo, assolutamente. Noi Player Inside dal vivo, li ho incrociati, abbiamo chiacchierato letteralmente 5 minuti una volta a un Comic Con che c'è stato a Fermo, qui vicino, una cittadina qui vicino. E sono andato là, mandato all'agenzia oltretutto, fatto un po' di coverage quella, e c'erano i Player Inside e quindi sono andato là a salutarli dopo che ci siamo sentiti, diciamo, digitalmente. A proposito di YouTube, quello sbavi ti ho mandato su Telegram, come ti è sembrato? Di uno spazio alle giovani leve. Sì, molto carino, mi sono guardato qualcosa, è interessante. Ho cominciato a seguire YouTube col primo video di giochi brutti di Fraus, 15 anni fa. Io Tobi, Dario Moccia, Daniele Dosenmetter non ne sentivo parlare da veramente tanto tempo. Dario Moccia è esploso su Twitch, veramente a livelli galattici. Appena iscritto al canale YouTube, non potevo esimere. Ah, grazie mille. Ciao Davide. Da ragazzino attendevo le riviste con cassettini di Eagle C64 con le relative recensioni. All'epoca un po' sì. La vita è più estroverso o introverso? Ero molto più introverso prima, adesso sono molto più estroverso. Devo dire che i canali YouTube mi hanno aiutato tantissimo da questo punto di vista. Un bel po'. Soprattutto per tenere la schiena dritta sui modi di parlare, le opinioni e sul metodo. Ma io ho fatto un cambiamento radicale dai 30 anni in poi. Ero una persona molto diversa prima dei 30 anni. Detto che Mario Sinergo tipo 2 mesi fa ha scritto sul gruppo Telegram che vorrebbe averti a quella fiera fermo. No, mi sa che si tratta del Termoli Comics. E questa volta, dato che è la loro seconda edizione, mi sa tanto che ci voglio andare, assolutamente. E sì, gli scrivo perché vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa che sarebbe figo. Frost, ciao. Bene, si è messo a fare lo sviluppatore, ho fatto alcuni giochini anche carini, poi ho ricominciato anche con video su Instagram. Ah, ok. Termoli Comics, sì, il primo purtroppo mi è scappato perché per varie ragioni. Problemi di salute non ultimi, insomma. Quindi, di solito dopo i 30 anni è difficile fare certi cambiamenti. Lo so, ma quello è arrivato intorno a quell'età lì. Intorno ai 30 anni ho fatto un cambio radicale proprio, ma proprio di mentalità, di filosofia, di vita. È stata per me proprio assolutamente fondamentale, altrimenti già adesso non mi ritengo uno molto di successo, nel senso non molte cose mi sono riuscite nella vita, devo dire, purtroppo, e sono alla soglia di 40 anni e devo dire che non ho cioè ho fatto tante cose, sono contento di come sono, ma in quanto a successo pratico, di come sono stabilmente eccetera, non ho concluso moltissimo, purtroppo. E se non avessi fatto quel cambiamento radicale intorno ai 30 anni sarebbe stato 10 volte peggio e sarei non trovo un termine diverso per fallito, proprio chiaramente. Cristina, buonasera. Ubisoft farà un remake di Assassin's Creed 1, bello, guadagnerebbe la fama di prima. Non è detto che sia sufficiente solo quello, ma sono convinto che prima o poi arriverà. Ti auguro davvero un grande successo su Twitch e te lo metti. Grazie mille. Ma riguardo a questo, ragazzi, ci sono dei cambiamenti che devo fare perché sono contento dei miei canali, non tanto però della crescita, e quindi ci vuole un rinnovamento e devi fare dei contenuti migliori. Quindi, Chris è finito da poco Persona 3 Reload, nonostante lo conoscesse, ha fatto dei lavori di regia davvero alti, non mi sto godendo Hi-Fi Rush, non pensavo fosse così profondo il game. Vero? Già, Hi-Fi Rush lo adoro io. Casual Gamer, grazie mille della sub. Grazie. Tutto l'impegno che ci metti a portarmi nel giorno delle news è tutto meno che un fallito. Non basta quello. I risultati si basano su tanti fattori, ok? Sentirci sì,
dimostrarlo a se stessi, agli altri, eccetera, anche un po' quanto guadagni, un po' come sei messo a livello familiare, sono tante cose, ok? Io non sono ancora contento di come sto, decisamente. Ho ancora tante cose da fare e so che sono arrivato tardi. Ma ho fatto un cambiamento che mi avrebbe portato a essere molto peggio di quello che sarei ora. Quindi diciamo che sono uno di quelli che si è recuperato all'ultimo quasi. Il Bombo, grazie mille del follow, benvenuto. Sì, per Enotria, sì, per chi lo chiedeva, pare che abbiano comunicato che... Non hanno comunicato, credo, ufficialmente il cambio di data, ma hanno comunicato che ci stanno seriamente pensando, e secondo me è la cosa migliore. Domanda strettamente musicale, Linkin Park per certi versi è una band sottovalutata, per quell'altro accesso aveva una voce pazzesca. Secondo me no, hanno una popolarità mostruosa i Linkin Park. Secondo me non sono sottovalutati, secondo me sono molto valutati. All'hanno twittato il rimando di Enotri, ero rimasto alla comunicazione. Ma non ho detto la data. Ah, ok, ok. Ah, il Bombo, grazie mille della sub con Prime. Grazie, grazie, grazie. Chris in live e Chris ascolta. Ecco qua, ci siamo, visto? Piace Peter Gabriel? Sai che ho sentito poco di lui, devo dire? Non tantissimo. Non essere così severo con te stesso, non tutti hanno passato le loro nottate a combattere contro dei mostri indossando una marinaretta. Grazie. Grazie. Sì, e io che per la prima parte della frase avevo presunto una cosa terribile, che avessi scritto qualcosa di serio. Invece no, ho fatto un madornale errore, non dovrò mai più farlo in vita mia. Sì. Questo è delle console o giochi solo da PC? No, ce l'ho le console. Ho una vecchia Xbox One che non accendo da un secolo, perché praticamente non mi serve più. C'ho la PS5, bro, e la Switch. Ho fatto roba dopo la morte della voce del gruppo, qualcosina, però purtroppo quella è stata una mancanza terrificante, cioè. E anche a bene per cambiare in meglio, purtroppo sono diventato agli occhi degli altri cattivo, in meglio per me, non serve essere cattivi, non serve, assolutamente no, anzi, sono per molti versi sono più buono di prima, addirittura più buono di prima, ma no, sono meno fesso, quello sì. Sei più sonaro o boxaro? Sei da poco da queste parti, vero? Devi sapere che questi termini nella mia community sono banditi, no? Se arriva uno e accusa qualcun altro o parla non in maniera ironica o per domande innocenti, tipo quella che tu hai fatto, di veramente sonare e boxare e cose del genere, viene bannato e mandato alla seconda media a cui appartiene mentalmente. Questa è la risposta. Se sei sonaro o boxaro, sei inequivocabilmente un imbecille, come un terrapiattista, sai che hai a che fare con un cretino. È una qualifica che dà per scontato l'idiozia della persona. Ok, questa è la mia posizione. A meno che non lo si dica in maniera goliardica, ovviamente, no? Verrà rivelata... Ah, ecco, aspetta. La nuova data per Enotria verrà rivelata il 21 marzo al Future Game Show. Ok, mi mancava questo pezzo. Allora, adesso è così. Giusto così, condivido alla grande. Visto? Visto. Giusto, solo i Segari meritano rispetto. Vabbè, Siga non è più quella che era una volta, quindi immagino che siano più delle persone che hanno nostalgia e ci sta. I Nintendari invece ci sono, ma bazzicano poco sul mio canale perché non copro tantissimo Nintendo. E per la cronaca, no, io non sono un PCista, anzi detesto quelli là, PC Master Race, che fanno i fenomeni, li detesto proprio. Esattamente, sono la stessa, la stessa categoria di sonari e boxari, questi ultra del videogioco mi stanno sul cazzo profondamente tutti, dal primo all'ultimo, e sono una monumentale montagna di merda, tutti dal primo all'ultimo, ma sono un PC gamer, da sempre, e continuo a esserlo. Io sono Nintendare. No, Nintendare è una cosa. Ti piace e hai una console Nintendo è una cosa diversa. E ti piacciono i giochi Nintendo. Ah, quello è assolutamente normale. Io sono 55 anni, suonate, una Nintendare accanita. Ma non vuol dire... Allora, vediamo di fare... vediamo. Ok. Qualcuno di voi segue il calcio, no? E ha una squadra del cuore. No, quindi tifa qualcosa. Gli piace vedere le partite, eccetera.
e magari qualche volta andare allo stadio, fare un po' di cori e fare delle coreografie, no? Ecco, quelle sono le persone che hanno una passione e una preferenza e perfino un ambito del cuore, no? Ecco, no, i sonari, i boxari, nintendari, quello là, sono gli ultra che vanno a fare a botte tra di loro con la polizia. Questa è la distinzione, d'accordo? Ecco, i primi sono assolutamente normali ed è perfino una cosa sana, i secondi... Napalm. Da sempre è stato su Play, poi PS5 mi si è rotta, passato a Series X, super a fare quanto mi riguarda, eccetera, eccetera, eccetera. Ho avuto altre console, ma preferisco giochi Nintendo. Cosa assolutamente normale e legittima. Sono gli estremisti religiosi dei videogames, esatto, esatto. E tra parentesi va anche per case di sviluppo questa cosa qui, eh. Ho avuto a che fare con una certa parte della community dei Souls. E vi posso dire che sono come gli estremisti religiosi, uguali, uguali. Sì, quello youtuber fa sketch sul sonare, Xboxare, Nintendo, non mi ricordo. Oddio, me lo sono scordato pure io. Se sei vicino a 40, come hai detto, non devi mollare, non ti devi dare il massimo. Con le news che porti sono migliori, ci sono in giro in Italia. Calma, calma. C'è ancora tanto lavoro da fare per questo. E ti seguissi, ero così aggiornato, non sapevo dove trovare le news giornaliere. Che sono un'ottima base, va potenziata con altre cose nuove. Infatti, sì, infatti, infatti. Community Souls e Pokémon sono terribili. Devo dire che anche i fan di Bethesda sono interessanti da questo punto di vista. C'è da dire che Nintendo gioca un campionato a parte rispetto agli altri. Sì, ma i giocatori no. Siamo tutti videogiocatori. Non c'è niente di male. Un po' lo sono, ma io vorrei vedere morti quasi tutti i videogiocatori. E dai. Questo... Genocidio kawaii lo chiamo. No? Ma ci sono io che se posso dire che preferisco PlayStation per le esclusive che hai, non solo, nella mia vita ho avuto svariate console Sony, 360, Game Boy, Switch e PC, ho provate tutte, la mia preferenza ricade su PlayStation. Le preferenze sono assolutamente normali, legittime e ci sta. Ognuno le ha, no? Va benissimo. L'importante è che non diventi un estremista religioso. Bene. Adesso ho abbandonato Fallout 3, dopo quello solo monnezza, parere personale. Non mi sono mai piaciuti i giochi Bethesda, ma... Per me è una preferenza, per alcuni è un tradimento della fede. Perché... Sai che ho dei grossi problemi con la maggior parte dei videogiocatori? Diciamo che anch'io ho problemi con una parte dei videogiocatori, ma grazie a Dio sono una minoranza, estremamente rumorosa e cagacazzo, ma sono una minoranza e li mando a fanculo con molta grazia e delicatezza. Oppure no. Ogni tanto chiamo Oxford. Allora, gente, dai, è il momento di darvi un po' di anticipazioni, come vi dicevo, no? Complice il fatto che finalmente sto meglio di salute e che sto gradualmente guarendo, diciamo, sto recuperando sempre più energie, il primo momento mi ha dato un boost di energia fantastico, ma mi sono reso conto che la mia salute mentale un po' ne ha sofferto in questi 3 anni di insonnia pesante. Quindi sì, diciamo che sono ancora in procinto di migliorare sempre di più, ma va sempre meglio. E quindi ho più energie, più idee, eccetera. E sto ricavando anche dello spazio per un tantinello me stesso, lo ammetto, un pochino mi serve in questo momento, ma sto ricavando anche dello spazio per il futuro del canale, per pensare a qualcosa di nuovo e non sto, diciamo, facendo tutto quello che è in mio potere per cercare perlomeno di star dietro alla routine come ho dovuto fare, non dico negli ultimi 3 anni, ma quasi. Quindi... vi posso dare qualche anticipazione di cose che già soltanto in questa settimanella e qualcosina sono riuscito a smuovere, ok? E una ve la posso dire già da ora, però non è la sola. In sostanza, vi posso già comunicare che ritorneranno 2 canzoni, d'accordo? Una manca veramente poco poco e... ho recuperato anche alcuni degli ultimi file che mi mancavano, vanno messe a posto un paio di cose, c'ho un po' di lavoro da fare io, ma poi la canzone la devo soltanto mixare e sarà pronta. Poi ci devo fare il video, e quella è un po' un punto interrogativo. Ma insomma, sono a un buon livello, ma di questo non vi dico niente. Non vi dico di che si tratta, cosa, come, quando dovrà essere una sorpresa. Ok? Su un'altra invece vi posso dare una sorta di anticipazione. Ed è una canzone... che è una cover molto rocchettosa, no?
rock metallonza di una canzone che è stata pubblicata abbastanza recentemente, che è tratta dalla colonna sonora di un videogioco che sta per uscire. Ok? La colonna sonora, una canzone pubblicata proprio a sé stante, che potreste aver visto casualmente ai Game Awards, anche fatta dall'orchestra, e che riguarda un gioco che esce fra decisamente pochi giorni, no? E che negli ultimi giorni, anzi nelle ultime 48 ore, ci siamo massacrati nel tentare di finire il prima possibile, nel disperato tentativo di fare in tempo, e ci siamo pressoché riusciti, ragazzi. Quindi mancano ancora un po' di cosette e quindi dovrò fare un po' una corsa da qui ai prossimi 3 giorni, ma se Dio vuole riesco a pubblicarla in tempo e quindi potreste vedere una nuova canzone per la fine del mese, diciamo così, ok? E per potreste intendo che è molto probabile che vedrete una nuova canzone in arrivo verso la fine del mese, magari proprio l'ultimo giorno di questo mese, in concomitanza con l'uscita di un gioco, no? Di qualche tipo, no? Una canzone cantata da una gentil fanciulla. Basta, vi ho dato talmente tanti indizi che è impossibile non azzeccare praticamente. Ok? Perciò sì, questa è la cosa più rilevante del momento. Mi vedrete sia suonare che cantare, d'accordo? Ma la voce principale non sono io, perché dice decisamente non mi presto a... cioè, la mia voce non si presta a quella canzone lì, nello specifico. Ma ho chiamato una gentil fanciulla che avete già visto sul canale cantare una canzone e che quindi niente, si è prestata un'altra volta e oltretutto la devo ringraziare, la ringrazierò anche pubblicamente più e più volte oltre a questa di adesso, perché lei e anche un altro mio amico si sono prestati a fare un'ammazzata proprio in questi ultimi 2 giorni per terminare tutto ed è quindi... Gli devo molto, è grazie a loro che è andata avanti questa canzone. Perciò sì, insomma, è stato il motivo per cui ieri non ho potuto fare la live, perché siamo rimasti in studio di registrazione dalle 4 a praticamente 1 di notte, perché abbiamo dovuto fare una canzone pressoché intera, no? E poi anche oggi pomeriggio per fare delle cose che mancavano, ma è praticamente quasi tutto fatto. Ci mancano delle ultime cose che devo fare principalmente io domani e poi il materiale c'è tutto. La canzone va mixata e devo fare il video, di cui ho già le riprese di una metà delle cose, devo fare l'altra metà e si spera che il 28 io abbia tempo per diciamo finire tutto quanto, d'accordo? Quindi è un po' una corsa contro il tempo, d'accordo? Ma penso di potervi dire che ci dovremmo stare, d'accordo? L'unica cosa che è in dubbio è se farò in tempo io con le varie cose, cioè tutto questo rimanendo stabile la routine, cioè le news, le live, il gameplay post live, eccetera eccetera. Mo stasera no, devo fare un'eccezione, anche perché di solito dopo le serate iscritti followers non lo faccio, quindi vediamo, anche se è spostata di giorno voglio fare così. No, le nuotate in piedi no, ragazzi, perché devo dormire, è il mio momento di guarigione alla precedenza, perdonatemi, questa è una cosa troppo importante. Però voglio assolutamente riuscire a fare qualcosa di bello, perciò dai, però dovremmo essere pronti, più o meno. Se ti vai risponde, cosa ti piace? Il mondo dark, nerd, vestiti, eccetera. Un po' di tutto, un po' di tutto. Meno la filosofia, no? Sono un tipo molto più positivo e solare, no? Però lo stile mi piace un sacco, mi piace anche la musica e tante altre cose, no? È sempre stato il mio stile preferito. Se hai visto il gameplay di Little Devil Inside, è arrivato recentemente, per caso? Se è uscito le ultime 48 ore me lo sono perso, perché ho onestamente perso un po' la connessione con le cose.
Da chi si è sentito un rumor che il nuovo capitolo di Burnout in sviluppo? Sì, ne ho parlato anche nelle news e spero con tutto il cuore che sia vero. Maledizione, guarda, è la mia serie di, è la mia serie di guida preferita, Burnout. In assoluto. Ti aspetti un rifacimento ai classici PS2 o un nuovo episodio inedito? Si dovrebbe parlare di un nuovo episodio inedito. Ma si sa poco ancora, molto poco. Abbiamo capito che canterai vestito da Sailor Mars. Esattamente, sì. E fai già praticamente una live al giorno, comunque più i video, tranquillo. Sì, però c'è tanta altra roba. Ok, però non è finita qua, ragazzi, perché vi confermo che stanno per ritornare i podcast, no? Con una certa regolarità. Dovrei avere un po' di ospiti che mi hanno già confermato in via ufficiosa e un paio che mi hanno già confermato in via ufficiale. Adesso incastriamo il tempo e dovremmo più o meno esserci. E magari già da domenica prossima potrebbe arrivare qualcosa. Vediamo se riesco a pubblicare una puntata con il prossimo ospite già da domenica prossima. E poi arriveranno con una certa regolarità. Dopodiché sto anche pensando a qualcosa, già da tempo, a qualcosa per il Detective Cross, ma adesso lo svilupperò un po' meglio. E poi c'è il, come sapete, ho recentemente superato i 25.000 iscritti sul canale YouTube, e quindi è il momento di uno speciale, no? E forse ho trovato l'idea, solo che è un po' tosta da realizzare, quindi spero di riuscirci. La devo mettere in pratica, devo capire se è fattibile o no. Non vi posso dire ancora niente di sicuro, ma se poco poco ci riesco, ragazzi, è una cosa figa, un bel po'. D'accordo? Anche a te succede di voler giocare, ma allo stesso tempo non riesci a finire nessun gioco? Beh, se il gioco non lo finisco vuol dire che non mi piace. E capita a volte. Dopo ci faccio una non recensione apposta. Ma hai giocato Beyond Evil? Ci sto giocando? No, non l'ho mai fatto. E sto aspettando che di vedere se è confermata questa cosa che si dice della Anniversary Edition vera e propria. E dovrebbe essere una remastered o qualcosa del genere, perché così lo posso recuperare. Carmageddon è veramente... sì. magari. Carmageddon più di qualsiasi cosa che abbia le auto... allora, Carmageddon fu davvero divertente, però si parla veramente di tanto tempo fa, ragazzi, quindi non so adesso. Non so adesso come potrebbe rendere. Facendo un gioco che se tipo quest'anno esce un nuovo gioco di Kojima, come faresti una cover? Ragazzi, io penso che in futuro, se le cose vanno bene, penso che ne vedrete di più di canzoni. Perché? Perché non saranno più solo cose sugli YouTuber o delle cose a parte che faccio un po' per me stesso, un po' come tributo. Vorrei sincronizzarle un po' con l'uscita dei giochi. E ho ormai trovato un team abbastanza, diciamo, rodato di ragazzi che mi danno una mano in questo. Musicisti che suonano le parti, eccetera. E poi io sono tecnico del suono, quindi lato audio non ho problemi. Lato video invece sì, perché sarebbe veramente bello riuscire a realizzare dei videoclip fatti bene, ma con i mezzi che ho al momento non posso fare niente di tutto ciò. Master è stata... aspetta. La remaster è stata confermata al 100% da Ubisoft, e ero rimasto un rumor. Bene, se esce in questi mesi allora lo giocherò. Cioè, Dragon Ball Sparking Z è vero che esce il 31 dicembre? No. Te l'ha fatto prenotare, ma credo che sia ancora un placeholder. Cioè, è prenotabile, ma non ha una data, che io sappia. Su PC dovrebbe costare poco, queste rimaste sono pensate per le console non retrocompatibili. Vediamo, ragazzi, vediamo. Dove lo gioco non è importante, credo. A meno che non sia uno sparatutto o una cosa dove si deve mirare in continuazione, allora lo voglio giocare su PC. Piaccio molto gli approfondimenti sui temi che porti, anche quelli che non riguardano i videogiochi. Grazie. E ne arriveranno altri, ragazzi, questa è una cosa che vorrò fare. Ma le live di Talk devono essere sicuramente ravvivate, e questa è l'ultima cosa di cui vi voglio parlare per oggi, prima di procedere con le uscite della settimana e del prossimo periodo, e poi ovviamente il giveaway che si chiama Malnati Way, nel mio caso ormai.
penso che si sia stabilizzata questa cosa. Io sono perfettamente consapevole che io, cioè, sono contento, come vi ho detto, dei miei canali, ma voglio fare di più. Quindi una delle cose che accadrà in futuro è che torneranno un po' di format che piacevano e che danno un po' di vitalità al canale, danno qualche video speciale in più, ok? E non solo routine o recensioni e cose del genere, ma arriverà della robina in più. E poi ovviamente delle altre idee e soprattutto le live di talk, voglio renderle un po' più varie. Per quello dovrete aspettare ancora un pochino, che mancano un po' di cose tecniche, ma vorrò assolutamente fare delle altre cose, dal lunedì al venerdì intendo, no? Rimarrà dalle 8:30 alle 22, e poi dalle 22 a mezzanotte il gameplay, il format rimane più o meno quello, quindi tutti i giorni tranne sabato, e poi la domenica serate iscritti e followers dalle 21 alle 22, e poi però senza gameplay, quindi è più o meno questa, la programmazione delle live. E poi le news ci saranno tutti i giorni, ma come avrete letto, perché l'ho comunicato sia su Telegram che su YouTube eccetera, ma ve lo voglio dire anche qui dato che è importante la cosa, e non esiste più il Sunday Recap domenicale, ho deciso di cancellarlo perché, e ho spiegato le ragioni, ma penso che siano evidenti, francamente è ridondante, cioè approfondiamo in continuazione tutti i giorni le news e più ne parliamo la sera spesso, no? Quindi parlarne un'ulteriore volta la domenica è esagerato. Nico, ciao. Benvenuti, ragazzi. Motivo per cui... sì. Allora, anche altri canali torneranno. Allora, su quello non mi voglio ancora sbilanciare perché non voglio fare di nuovo l'errore di mettere troppe cose, troppa carne al fuoco. Per ora voglio concentrarmi sul rimettere a posto ciò che non riuscivo a rimettere a posto prima. Dopodiché, sì. Quello più veloce da fare ovviamente sono le reaction, che non mi portano quasi assolutamente niente, ragazzi, quindi vi giuro le faccio più per volontà mia che per altro, ma magari potrei decidere di allargarle, ecco, quello però magari mi ci vuole un po' più di lavoro e un po' più di pianificazione. Adesso che ho più energie, più tempo, più tutto, però, ragazzi, sto tritando quello che avanzava, voglio mettere in campo nuove idee. Come vedete, sta venendo fuori una canzone in 2-3 giorni, quando mai è successo, ne sta ritirando fuori un'altra che è rimasta sospesa un sacco di tempo, c'è tanta roba, ragazzi. Le recensioni che avevo promesso che arriveranno, piano piano stanno arrivando, ne avete vista qualcuna, e ne arriveranno ancora. Non ho tanta fretta di farle perché mi sono reso conto che non sono seguitissime. Tranne in alcuni casi, quindi diciamo che c'è tempo, do la priorità ad altre cose che sono rimaste indietro, ma insomma ci stiamo rimobilitando. Adesso che mi sono tornate le energie si torna a fare sul serio, cazzo, ok? E non sono più sempre come uno zombie a tentare di trascinarmi da un appuntamento di routine all'altro, perché è quello che letteralmente ho fatto più volte in questi ultimi 3 anni, e quindi adesso la musica cambia decisamente. Le reaction musicali continueranno, ma saranno una cosa, cioè sarà una routine che oltretutto devo mettere a punto un modo per farle ancora più velocemente, che voglio vedere se mi riesce, e però voglio fare anche altre cose oltre a quelle musicali, perché quelle musicali sono al 95% coperte da copyright, quindi ve lo dico, ragazzi, molto banalmente non si guadagna niente, zero. Ok, canali di reaction sono così, infatti si appoggiano tutti su Patreon dopo, ma io sul Patreon per le reaction non lo voglio fare per adesso, perché in realtà per il Patreon ho dei piani a lungo termine che però adesso sono prematuri, ancora no, quella sarà una cosa per il futuro, magari verso la se il 2024 va come voglio, allora ne parleremo di tante belle cose, ok? La domenica per ora non farò qualche altro tipo di format, ma ricominceranno a comparire dei video speciali la domenica con più frequenza, quindi spero che non sentirete troppo la mancanza del Sunday Recap, che oltretutto era una delle cose meno viste del canale, d'accordo? Sottotitoli automatici come li fai sugli shorts? Con CapCut. E sì, è il programma di montaggio di TikTok, che è fantastico. Non per tutte le cose, ma è fatto veramente bene e ormai ho creato un mio template e fare gli shorts ci metto veramente poco. Ok? Il famoso video tour studio non arriva più, quello è una cosa che prometto da tipo 2 se non 3 anni. Prima o poi arriverà, sarà un'altra delle mie sorprese. D'accordo? CapCut, CAPCUT.
è veramente fatto molto molto bene. Allora, per non andare troppo lunghi, ragazzi, come si inizia a dare le notifiche, il documento tu lo sappi già, te l'ho detto, sì, Casual Gamer lo so, ogni tanto fa così e l'unica soluzione a questa cosa è cestinare questa cam cinese del MEDA da poche decine di euro e sostituirla con qualcos'altro quando avrò il budget per poterlo fare. Di fatto è questo, sì, la soluzione temo sia questa. A volte lo fa, a volte no. E non ci posso fare niente. Non ho ancora capito perché. Bene. Allora, veniamo a noi, ragazzi, e vediamo le uscite del prossimo periodo. Allora, oggi stesso è uscito Outpost Infinity Siege. Domani c'è Builders of Greece, che oltretutto non conosco affatto. Lo devo ancora approfondire, quindi questo ve lo do solo come titolo. E il 28 c'è Brothers Remake. E questo, ragazzi, ve lo voglio portare. D'accordo? Quindi, se Dio vuole, lo portiamo direttamente in live la sera stessa. Facciamo il talk e dopodiché, quindi, oggi è 26, domani è martedì il 27, facciamo la serata horror e il 28 c'è Brothers Remake. Quindi non The Last of Us, effettivamente, mi dovete perdonare. E il 29 poi esce Final Fantasy VII Rebirth e forse anche qualcos'altro, che forse qualcuno di voi avrà colto dai mille indizi che vi ho dato durante questa live. E però questo, ragazzi, Final Fantasy VII Rebirth, sono convinto al 90% di volermelo pre-registrare nella maniera più veloce possibile per cercare di arrivare a una recensione entro le due settimane, perché il gioco è lunghissimo. Purtroppo, è molto lungo. Ah sì, e c'è l'evento Nacon Connect che onestamente non so se vedere insieme a voi o no. Ho un po' un dubbio. Già. Che ancora non ho fugato. Dopodiché, 4 marzo c'è The Thaumaturge, se non è stato spostato, molto figo. 5 The Outlast Trials, se mi danno la chiave lo proviamo. Outcast The New Beginning, ho già portato la demo. Lightyear Frontier, anche questo, Early Access, ho portato la demo. E il 20 c'è Alone in the Dark, ma già ci spostiamo troppo in là, finiamo pure all'evento del 21 marzo, Future Game Show, praticamente ho un mese. C'è tempo di parlarne, d'accordo? C'è tempo assai di parlarne. Quindi, questo è per i giochi in uscita e adesso è il momento invece del nostro giveaway, chiamato internamente al canale Malnati Way. Molti sanno già come devono fare, per tutti gli altri dovete scrivere delle cose in chat qualunque, perché il bot selezionerà quelli che hanno preso parte alla chat negli ultimi 15 minuti, motivo per cui dovete comparire e scrivere delle cose, ok? Quindi è arrivato quel momento, ragazzi, io vi do un attimino di tempo e poi estrarrò a caso il vincitore di una chiave di gioco che viene selezionata nel mio cestone dei doppioni, che vi ricordo che può contenere degli indie sconosciutissimi o anche dei AAA di una certa dimensione e fama, d'accordo? Quindi, vai, scrivete cose a caso in chat, o qualsiasi cosa volete. Ovviamente torna il momento boomer, sì, esatto. E per chi vuole, preparate anche il muro di emoticon da fare per festeggiare quello che vincerà, in maniera molto sportiva e per niente infantile. Bene. Patatine fritte al limone? Minchia che schifo. Ragazzi, puntualizzazione, sì, funziona solo su Twitch questa cosa qui, perciò se volete partecipare dovete capitare su Twitch. D'accordo? Il giveaway c'è normalmente ogni domenica. Questa live la sto facendo di lunedì solo stavolta per cause di forza maggiore. Ok? Però se volete partecipare al giveaway dovete venire di domenica nella serata iscritti e followers su Twitch alle 20:30. Però sono in live anche sui social, ma per partecipare al giveaway dovete essere presenti qui su Twitch. D'accordo? Ok, che si veste a Sailor Mars? Oh, perfetto. Che ne pensi il primo all'interno del Diverse 2 e dici che più si va avanti più diventerà uno standard? A parte che già temo che lo sia da molti punti di vista, però se il gioco costa 40 euro, quindi un prezzo più che abbordabile, e poi c'è un battle pass gratuito, comperò il premium, a me sta anche bene, specie se il premium e la valuta in game non costa così tanto. Io detesto le valute in game, secondo me dovrebbero abolirle. Però, insomma, non costa tanto, per niente. È il Marantone, grazie mille del follow, benvenuto.
Devo smettere di comprare i giochi e iniziare a giocare quelli che ho in libreria. È una cosa comune a tante persone. Sì, la posso capire perfettamente. Come dice il Detective Cross, le cose. Esatto. Bene, allora. Siete pronti, ragazzi? Si va, via, bam. Yeee! Vai, Andrea Assassin's Creed. Hai vinto tu. Compari in chat. Questa è la regola immediatamente successiva. Ci sei? Ci sei? Perché se non compare, non vale. Calma, calma con l'emoticon, non è ancora ora. Ha all'incirca una trentina o qualcosa più di secondi per comparire, altrimenti niente. Questo è il mio personale filtro anti-lurker, perché io non ho niente contro i lurker che tengono la live accesa e basta, anzi, mi dà una mano, però non che vincono il giveaway, insomma, ok? Sì, lo so, prima c'era. La vedo male. Tre, due, uno. Mi dispiace. Babam. Reroll, ragazzi. Bam. Yeah, Baldox. Eccolo qua. Tu ci sei? O è la giornata di quelli che poi non compaiono in chat? Oh, eccolo. Dalle Salvini la seconda volta. Eh sì, capita, ci sono membri della community che hanno vinto più di una volta. Calma, calma, calma. Il muro di emoticon deve essere dopo l'annuncio del gioco che ha vinto. Piano, piano. Rimaniamo dentro i termini. È molto importante. Ok, ok, ok. Aspetta, Adesso aspetta che devo estrarre il gioco. Bam. Eccolo qua. Ti ho mandato il gioco con tanto di codice come messaggio personale su Twitch. Leggilo e di alla community che gioco hai vinto. Vai, di al popolo l'oggetto della vittoria. Jordan, ciao. Vai, vai, titolo. Detto Brawlhalla, no, è Baldox. Ma lo vedete perché il bot lo scrive in chat. Gioco è Frames. Grazie a tutti, grazie al Detective Cross. Oh, perfetto, perfetto. Vai, il gioco è Frames. Yeah, yeah. Giochino carino, piccolino, per carità, ma... è gradevole, gradevole. Vai, giù muro di emoticon. Siate sportivi e festeggiate Baldox. Vai. Bravo Nico che ha abilitato la modalità solo emoticon per un po'. Vai, forza. Trasformate questo canale in uno nello streaming medio di TikTok. Vai. Sì, siamo in live anche su TikTok in questo momento per la cronaca. Perfetto, bravi, vedo che avete capito perfettamente. Questo non è il momento boomer, questo è l'unico momento della settimana, gli unici 45 secondi in cui facciamo finta di non essere boomer comportandoci come preadolescenti, per poi tornare immediatamente alla realtà e salutarci e mettere a letto i figli, tipo. Sì. Mm.
Perfetto, perfetto, molto bene. Sono come sempre estremamente fiero di voi, ragazzi. Non è una cosa per nulla infantile. Ok, bene. Oh, posso, stop. Bene. Ma noi siamo adolescenti. Parte del cervello non conta. O meglio, no, conta. Conta è come. No, vuol dire che parte il vostro cervello. Infatti lo state dimostrando adesso. Benissimo. Bella questa scena con lo svapo. L'adolescenza non finisce ai 45? No, io sapevo gli 89. Per mettere a te figli dovremmo non essere a letto con la borsa dell'acqua calda noi. Esatto, giusta osservazione. Perfetto, perfettissimo. Oh, bene ragazzi, allora, io direi che ci possiamo salutare per questa live. Grazie mille, come sempre, di esserci stati. Grazie mille del supporto. Io sto tornando ai fasti di un tempo, anche se un po' alla volta, piano piano. Vedrete un sacco di roba nei prossimi giorni, ragazzi. Sto ricominciando a tritare come tritavo un tempo, con annesse però molte più conoscenze e possibilità di prima. Quindi comincerò ad andare in live col coltello tra i denti, come si dice, no? Quindi molto bene così. E ragazzi, io vi ringrazio moltissimo della presenza, vi ringrazio moltissimo come sempre del supporto. Noi ci vediamo domani con la routine delle news, delle live di talk, ma vedrete che arriveranno delle cose in più molto presto, d'accordo? I raid sono finiti? No, in realtà potremmo farlo adesso, no, però perché adesso sto chiudendo e non so chi cacchio fare i raid, però effettivamente la domenica potremmo ricominciare a farlo, ok? Questa è una cosa, dato che non faccio più i gameplay, il raidino domenicale potremmo anche pensare di farlo. Va bene, stavolta no, passi, ma la prossima magari sì. Grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, dove c'è la community e dove andiamo in live praticamente ogni giorno. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming o tramite il Patreon, e iscrivetevi ai miei due canali YouTube. Tutti i link sono qui sotto tramite il bot in chat. D'accordo, gente? A presto.